Ma tu cosa faresti se potessi scegliere cosa fare e dove vivere? La risposta è sempre la stessa. Buongiorno ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. La prima cosa che devo ammettere è che finché guardate il mondo fuori dal bel paese con il senso critico dell'italiano medio bigotto, vedrete solo nebbia su nebbia su nebbia. Scrollatevi di dosso tutti i motivi che vi tengono lì, stretti al vostro passato, e fate una lista reale ed onesta del perché ancora non abbiate fatto nessuna mossa per cambiare il vostro destino. Mi succede spesso di chiedere ad amici, parenti, quindi ragazzi, adulti o anziani: ma tu cosa faresti se potessi scegliere cosa fare e dove vivere? Vorrei ritrovarmi su una spiaggia caraibica in cui stare in costume tutto l'anno. Però attenzione, senza mareggiate, tsunami, senza periodi di pioggia, magari come sono i Caraibi, che sono belli per un certo periodo dell'anno, ma per un'altra parte dell'anno sono un disastro. E magari lo metto all'ultimo posto, ma in realtà non lo è, non lavorare più. Che paradiso sarebbe! Ma invece sappiamo benissimo che chi troppo vuole, nulla stringe. Chi ha pensato questo prima di trasferirsi qui alle Canarie? Tolti chiaramente i milionari, ma quelli solitamente lavorano 15 ore al giorno anche quando sono in una cassa da morto 2 metri sottoterra. Si è scottato così tanto che oggi non ha neanche più un centesimo da parte. E noi non vogliamo far parte di queste persone, vero? La via di mezzo, come in tutte le cose, è la scelta più azzeccata. Scopriamo come. Sovente vi ricordo che tutto ciò che potete far funzionare in Italia non è detto che riuscirete dall'altra parte a farlo funzionare anche qua. Le Canarie sono esattamente quella via di mezzo di cui poc'anzi ti parlavo. In Europa, a poche ore dall'Italia, moneta unica, l'euro, non andate dove non c'è l'euro. Sicurezza, la polizia spagnola è 100.000 anni più efficiente di quella italiana, probabilmente perché è libera di fare il suo mestiere. Pulizia, le Canarie sono isole pulitissime. Ma la cosa più importante è che il sociale qua lavora benissimo, ve lo ricordo sempre. Perché queste isole sono così vicine alla civiltà, senza dover andare nella foresta pluviale, ma così lontane dal consumismo americano che oramai si è iniettato anche in Europa, questi posti rimetteranno completamente in discussione tutti i tuoi dogmi di vita, quelli che ti hanno tramandato i tuoi genitori e i tuoi nonni. Una specie di rinascita interiore, se così vogliamo chiamarla, a tutto beneficio della tua salute. Anche per oggi il nostro appuntamento finisce qua. Io, come sempre, vi aspetto qui a Fuerteventura. Ciao!